con Aldo Corno, insomma una vittoria 55-47, ci hanno ripreso nei primi due quarti, poi però abbiamo allungato. Sicuramente siamo in emergenza totale perché stiamo giocando senza Chicca Destro e Santarelli, i nostri due play titolari. Le squadre senza i due play titolari hanno dei problemi. Devo ringraziare le altre ragazze, parlo soprattutto di Stoppa e di Monaco che stanno giocando fuori ruolo, però hanno fatto una gran partita, devono abituarsi, normalmente giocano guardie e ali, stanno facendo i playmaker e questo fatto per molte partite di seguito poi si paga un pochino. Oggi devo dire che sono contento perché la difesa è stata ottima, siamo un po' calati nel finale, d'altronde siamo pochi, però direi che non abbiamo mai rischiato di perdere la partita. Dal più 13 abbiamo preso un paio di canestri ingenuamente, però direi che non abbiamo sofferto come è successo in altri incontri e quindi, vista la situazione attuale, prendiamoci questa vittoria con molta soddisfazione. Adesso abbiamo un recupero, quindi un doppio impegno in una settimana. Questo è un gran problema perché le ragazze sono stanche, poche, e fare due partite, fra l'altro sono due partite in 48 ore. E questo sarà un dramma enorme, poi perché sai, in A2 non sono tutte professioniste, quindi non è che ci alleniamo, però ecco, stasera mi sono piaciute dal punto di vista dell'impegno, quindi adesso pensiamo ad Albino, che è sì l'ultima in classifica, però è una squadra ostica, giochiamo a casa loro, vorranno vincere la prima, se superiamo quella poi andiamo a Castelnuovo Schiva con molta più tranquillità, quindi una alla volta, però ecco, vista la partita di oggi sono più fiducioso.